Professor Marconi, parliamo di tutela e conservazione. Dunque, lei definisce politico il motore che muove le operazioni di ricostruzione architettoniche, ma evidentemente di qualsiasi ricostruzione nell'ambito, nel settore del bene culturale. A fronte di questa sua impostazione, come si possono e si devono porre i problemi della tutela e della conservazione? Che sia politico. Politico è un termine generale, intanto io intendo politico in senso aristotelico, nel senso che riguarda la cittadinanza. Essendo oltretutto un grosso investimento di capitali, se non è politico quello che riguarda i beni culturali, che sono notoriamente inalienabili, quindi non danno luogo a lucri, e quindi c'è poco da fare. Il motore ha da essere politico. I grossi restauri sono costosissimi. L'edificio restaurato non si può vendere, con ciò ricavando l'eventuale utile, e quindi ci vuole un motore politico perché parte. Questa è la nostra esperienza degli ultimi 2000 anni, almeno. Parliamo adesso di falso. Io cito una sua citazione. Duplicare, dice Umberto Eco nel suo trattato di semiologia generale, non è rappresentare né imitare, nel senso di fare un'immagine di, ma riprodurre attraverso procedimenti uguali, uguali condizioni. Naturalmente in questo specifico io in questo momento non parlo di restauro architettonico in senso stretto, ma in senso più generale del restauro del manufatto antico deteriorato che deve essere ripristinato o restaurato. La tecnologia digitale oggi ci permette di ottenere dei risultati fino a pochissimo tempo fa assolutamente inimmaginabili. Ma qual è il limite? Dove possiamo mettere il limite tra il falso e il restaurato, il ripristinato? Beh, innanzitutto il termine falso è, per quello che riguarda i manufatti architettonici, assolutamente inappropriato. Vale il falso quando io falsifico un oggetto al fine di ingannare l'acquirente e infilargli una cosa che ovviamente costa meno del prezzo che intendo spuntare, perché altrimenti l'operazione economica non avrebbe senso. Nel caso dell'architettura ciò non avviene quasi mai. È Certo. ben raro che io, certamente nel caso degli oggetti statali, quasi mai succederà, neanche in futuro, c'è qualche premessa, io me l'auguro, detto fra noi, di vendere ciò che si è appena restaurato. Quindi per definizione non siamo fuori, diciamo, della definizione economica del termine, quindi è un termine inappropriato. Chiamiamola replica, come diceva giustamente Umberto Eco, il quale fa delle distinzioni linguistiche molto appropriate. Falso, si diceva nell'Ottocento, quando si voleva, dalla stessa cattedra, contemporaneamente demonizzare operazioni di autentica falsificazione. Non a caso Camillo Boito, che è un teorico del restauro architettonico, quando vuole fare un esempio, fa quello del falsificatore di monete. Che c'entra il falsificatore di monete col falso architettonico? Lui lo menziona nello stesso contesto, perché il falsificatore di moneta che lui aveva in classe all'Accademia di Brera è capace di falsificare le monete e quindi è un falsario vero. Colui che replica architetture non può essere un falsario vero perché non rivende con lucro l'oggetto del suo lavoro. Le è Quindi capitato, adoperiamo, la prego, un scusi, altro termine, perché è un sì. termine inappropriato. Le è capitato di vedere le operazioni di restauro che si vanno facendo, restauro digitale, che si vanno facendo sui manoscritti miniati? So che si fanno operazioni molto interessanti che però non, ovviamente non entrano nella materia del manoscritto, ovviamente. Si parla sempre di operazioni di replica che riguardano Quindi la filologia, fotografie, diciamo così. sono cose che riguardano la filologia che io, come dire, sposo al Sì. 100%, sono importantissime, utilissime. Non c'è un perfetto parallelo con l'architettura perché sull'architettura, ahimè, e per un certo verso, per fortuna, si lavora sull'oggetto, su quell'oggetto unico. Questo naturalmente da parte di alcuni conservazionisti è oggetto di lamentele, perché si dice che quell'oggetto unico è cosa in quanto unica Irripetibile. irripetibile, però io dico che quell'oggetto unico, se non si ripristina, perderà molto presto la sua fisionomia, dopodiché
sarà un oggetto unico ma privo di comunicativa e quindi non servirà più a nessuno. Quindi la sua unicità, tra virgolette, sarà inutile. Quella di un sasso. Sarà inutile. Sarà unico come un sasso qualunque in mezzo alla campagna. Senta, professore, lei insegna restauro architettonico alla Terza Università di Roma. Dalle sue parole, dai suoi scritti, traspare un'evidente passione per l'insegnamento. E in che modo si concretizza questa sua passione per l'insegnamento? Beh, questo andrebbe chiesto agli allievi, per la verità. Da parte mia, mi diverte molto avere a che fare. Mi lusinga, diverte, fa crescere. Avere a che fare con dei giovani i quali insegnano a noi vecchi tutto ciò che noi non siamo più, che non è poco, cioè moltissimo. D'altronde poter in qualche modo prepararli a affrontare meglio la lotta per la vita è una molla che credo riguardi poi tutti coloro che hanno avuto figli o nipoti come me. Quindi lo vedo come uno scambio osmotico, diciamo, tra ma lei insomma, e i suoi... certamente un atto paterno come tale, qualche volta indesiderato, poi c'è stato soprattutto una letteratura sul paternalismo. Ma è faticoso fare l'insegnante? No, anzi, è divertentissimo. È la cosa più divertente della mia vita, francamente. Quindi lei non patisce insegnando, nel senso stretto del termine. Se patissi non lo farei, vi assicuro. Forse mi diverto troppo e questo è un limite. Qualche volta mi diverto a toccare il paradosso, ad essere, questo sì è vero. E come tale posso essere anche inteso e qualche volta sono davvero un cattivo maestro. E me ne pento, però non so che fare. Quindi per lei il termine passione è svuotato dal significato della sofferenza. Certo, io infatti ho adoperato intenzionalmente il termine divertimento, nel senso proprio più, vi prego di intenderlo, più, come dire, più casto del termine, un divertimento intellettuale, è un'occasione di spolveratura dei circuiti. Uno stimolo. Certamente un enorme stimolo, io imparo talmente tanto dai miei allievi, soprattutto quando fanno tesi di laurea, tutti lo sanno ormai, ma insomma imparo talmente tanto che non potrei farne a meno. Quindi è attivo questo suo atteggiamento. La passione in genere è un atteggiamento, è un modo di subire, no? Invece in questo caso la... Non vedo il nesso. Ma come non vedo il nesso? Troppo personalizzato. No, a me piace la passione attiva. La passione in questo caso è un movimento del suo animo, insomma una sua attitudine attiva. No, perché questo mi riagganno. Sì, perché invece io ho letto nel suo libro un'antitesi tra passio e axio. Cioè, distinguo il restauro passivo dal restauro attivo e gli do una coloritura impertinente, ecco, mi rendo conto. Ecco, questo che volevo chiederle. Vabbè, insomma, lei però è troppo indiscreta. No, è impertinente per questo... un pochino. Impertinente per questo motivo, che assimilo precisamente coloro che sono per la conservazione ai restauratori passivi, cioè quelli cioè che dicono non toccare niente, tocca. La mia amata sta bene così, bianca, pallida, moribonda, lasciamola perché così mi piace. Questo lo considero un atteggiamento, se non passivo, certamente statico. Cinico. Ah, cinico. E in ogni caso statico, la migliore delle ipotesi statico. Io ho detto proprio passivo. Nel caso mio io preferisco intervenire. Non a caso faccio molto spesso il confronto fra il restauratore d'architettura e il chirurgo. Certo. Intervenire in modo da modificare una situazione patologica. Non posso sostenere che una situazione patologica, in quanto bella, debba essere mantenuta tale. Non mi viene, a me non viene. A tanti storici dell'arte, a tanti archeologi viene perché loro non hanno la responsabilità della sopravvivenza. Cioè il senso del pittoresco non le appartiene evidentemente. No, a me piacciono moltissime le cose pittoresche, meno che quelle che mi affidano in cura. Lì mi sdoppio se vuole e preferisco intervenire, non mi va di subire passivamente l'iniziativa della polluzione
del clima, dei sismi e del tempo. Sostengo, l'ho detto anche oggi ai miei studenti oggi, che una donna di 90 anni, insomma, non solo per questo, non per questo motivo, la mattina non si deve lavare la faccia, pettinarsi, farsi un minimo di cosmesi, come faceva mia madre, buonanima, quando ancora non aveva tanti, ma insomma sosteneva che la dignità delle donne, come degli uomini, la si vede anche dai comportamenti, da questo tipo di comportamenti, insomma, presentarsi al pubblico, che dico, presentarsi mondo, al mondo. Al mondo. Dunque, sempre leggendo i suoi scritti. Voi non mi avete fatto il fardo? No, non ce l'hanno fatta nessuno di voi. Allora, non, la sua età non se lo merita, io sì, ovviamente. Dunque, si nota in Italia, in particolar modo, ma probabilmente forse in tutta Europa, che una intera specie, come io le ho definite così, intere specie di preziosissime competenze artigianali, che sono il fondamento della secolare tradizione artistica europea, e italiana in particolare, sono in fase di completa estinzione. Lei possiede una ricetta per scongiurare questo fenomeno? Sì, questo è un fenomeno europeo fino a un certo punto, è un fenomeno prevalentemente, se non esclusivamente, italiano. Io conosco i magnifici tailleurs de pierre francesi che hanno nomi polacchi, magrebini, italiani. Italiani, che lavorano all'estero, di seconda generazione, certo, andati lì, andò lì il nonno, il papà, e ci stanno benissimo, perché sono apprezzati nelle loro capacità artigianali che portano al meglio. In Francia in particolare un'organizzazione dei tailleurs de pierre, il compagnonnage, che è estremamente interessante conoscere. Noi queste cose veramente le abbiamo dimenticate da un pezzo. Noi l'Italia abbiamo... Però sono ottimista, perché adesso che stiamo ospitando tanti extracomunitari, invece di tenere da noi soltanto i peggiori e di mandare in Germania, in Belgio, in Francia i migliori, dovremmo fare il contrario. E allora avremmo quelle competenze che loro in questo momento tesaurizzano. E non è uno scherzo, perché le attività manuali che stanno alla base dell'industria edilizia le si coltivano fin da bambini in contesti che le stimolino. Naturalmente il contesto della digitalizzazione, del pongo, dei giochi meccanici come il Lego fa sì che qualunque attività manuale, anche se c'è, nei ragazzini venga distrutta o quantomeno non, certamente non sviluppata. Si tratta di abilità come quella del violinista. Il violinista, se non lavora 8 ore al giorno a fare le scale, non è più degno di questo nome. Ma non parlo solo del violinista, qualunque musicista questo lo sa benissimo. E allora, se è un virtuosismo, come deve essere sviluppato, promosso, seguito in fase di formazione, formato, come no? E noi siamo ancora vittime della riforma Gentile, in qualche misura, che idealizzava, diciamo, le funzioni degli intellettuali per dare loro uno spicco. E allora, d'altronde, scusi se divago un po', d'altronde la mia età, bisogna perdonarmi. Ci piacciono le divagazioni. Adesso me la sono pure dimenticata. Dicevo, la riforma Gentile, che dicevo, porca miseria? Lei diceva questo, però poi si è interrotto. No, aspetti, la riforma Gentile, adesso torna un po' indietro, non è che mi stai impallando proprio perché mi sono tappinato. Andiamo avanti allora. No, era il violinista, no? No, la questione... No, il tema, che è quello della formazione. Sì, lei diceva... Ecco, il momento... adesso finalmente ho ripreso il filo, sperando che me lo ricordo. È lei che mi distrae. Questa è una bravissima mia allieva, disegna come un angelo. Fa dei disegni strepitosi, insieme a quest'altro sciagurato qui vicino. Ripristinando disegni di Borromini in modo molto creativo, molto creativo. Niente affatto passivo, come dicevamo prima. Allora, dicevo, non a caso il termine professionista è stato, se non coniato, istituzionalizzato negli anni successivi alla riforma Gentile, quando prima il termine ad hoc era professore. Certo.
Si diceva degli insegnanti dell'Accademia di San Luca che erano professori dell'arte del disegno, professavano l'arte del disegno, in quanto testimoni del come si sapesse ben disegnare, erano in grado di insegnare a disegnare. Adesso ci sono fin troppo professori, questo non me lo fate dire, in queste mura, per i quali l'insegnamento è insegnamento di cose che non si sanno, che si conoscono solo teoricamente, non perché per si sanno praticare. Questo fa una bella differenza. Sì, però lei dice è ottimista. In realtà, quindi, lei auspica un'importazione di competenze più che una formazione in loco? No, dico che una buona competenza, e penso ai tailleur de pierre che conosco, in particolare a questi francesi, polacchi, magrebini, italiani, che questi nascono prima di tutto con la voglia di lavorare che spetta all'immigrato che intende affermarsi. Questo mi pare molto importante. Che intende qualificarsi. La promozione sociale che consegue a questo è uno stimolo fondamentale, e questo fa sì, per esempio, che il compagnonnage sia un luogo interessantissimo. Si vedono tutti i sabati loro e loro signore nelle birrerie del compagnonnage per fare delle feste, hanno dei bollettini settimanali, mensili, nei quali si celebrano le nascite, i matrimoni, le morti. Insomma, le vecchie università. Sono le vecchie universitates delle arti e dei mestieri, che però funzionano ancora perché c'è una nicchia appositamente conservata dai governi in carica, deputata al restauro edilizio, nella quale è ammesso e consentito, ed anzi particolarmente interessa, il restauro di ripristino, perché in questo modo appunto non si uccide il significato dei monumenti. Certo, progressivamente si abbassa il livello della scrittura, è ovvio, a furia di riscrivere un testo, man mano che esso crolla e si distrugge, noi lo pervertiremo in qualche misura, ma con velocità certamente molto minore a quella con la quale perirebbe se non intervenissimo per niente. Quindi, come vedete, il mio interesse è solo per la sopravvivenza di queste cose bellissime, la più lunga possibile, non eterna, con sistemi il più possibile compatibili, perché sono convinto che la compatibilità dei materiali e delle tecniche sia assolutamente importante. E lo si vede, il cemento armato, che è la migliore invenzione di questo secolo, è deleteria in un contesto antico, perché ha un'attesa di vita di al massimo 100 anni, se voglio proprio esagerare, quando un monumento degno di questo nome, vogliamo dire che ce l'ha per almeno 1000. Il Colosseo ce l'ha ben di più di 1000 anni. E sta ancora bene con tutto che è stato restaurato finora con sistemi assolutamente tradizionali. Ed è un mostro pesante, ingombrante, come dire, esteticamente molto impegnativo.